Qual è stato il tuo percorso formativo? Mi sono laureato in matematica all'Università di Salerno, ho conseguito il dottorato di ricerca in scienze matematiche e informatica alla Federico II e dall'inizio del 2020 sono al Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio. Hai ancora pregiudizi nel mondo accademico? Certamente ce ne sono, io qui a Benevento non ne ho trovati, ma altrove sì, e posso dire che anche da racconti di colleghi, ipovedenti o non vedenti, che si occupano di scienza e non, purtroppo il problema sussiste, per quanto si stiano facendo passi avanti. Cosa ti rende più orgoglioso? Questa è una domanda complessa, potrei dire i due libri che ho scritto, L'universo tra le dita e il richiamo della strada, per cui ho ricevuto sì dei riconoscimenti, premi, ma la cosa più bella è sapere di essere riuscito in qualche modo a cambiare la percezione che le persone e gli stessi non vedenti e ipovedenti hanno della disabilità, poiché, io lo dico sempre, è il contesto che determina la disabilità e non un pugno di cellule in meno. Quali progetti attualmente stai seguendo? Mi occupo di ottimizzazione combinatoria, cioè la scienza degli algoritmi per risolvere problemi del mondo reale. Particolarmente mi occupo di scheduling, cioè di tutto quello che è ottimizzazione dei tempi, delle risorse e di algoritmi per risolvere questi problemi che possono avere a che vedere, ad esempio, con l'ottimizzazione dei percorsi e delle tabelle di marcia ferroviarie, con l'assegnazione degli aerei ai gate e tanti problemi. Tante istanze concrete che incontriamo ogni giorno, senza neanche renderci conto che sono problemi di ottimizzazione combinatoria, e mi occupo anche in parte di didattica della matematica, in particolar modo di come rendere la matematica accessibile alle persone con patologie della vista. Cosa possiamo fare nel quotidiano per essere più inclusivi? Cominciare eliminando qualche parola sbagliata, tipo handicap, minorati della vista, che ogni tanto ancora si sentono in giro. E chiaramente rispettare le regole, rispettare le persone e rispettare le regole, perché chi rispetta le regole rispetta la comunità. Quindi partire da piccole cose, non parcheggiare nei luoghi dove non si deve parcheggiare, lasciare i marciapiedi puliti e sgombri e tante piccole cose, tanti piccoli accorgimenti che talvolta noi ignoriamo e che sono invece importanti per la creazione di un contesto inclusivo.